Buonasera, benvenuti, per me è la terza sera consecutiva, tornerò poi il 23 credo con Frank Matano, grazie di essere qui, numerosi devo dire oggi. Abbiamo un ospite, come dice in questi casi, d'eccezione, Vittorio Cecchigori. È arrivato oggi, ha goduto della Versilia, del sole. Ecco, lo accompagna Emilio. Allora, accomodi Vittorio. Mi sembra con la Marini che faceva una serata. Poi se vado indietro, andare sempre indietro, bisognerebbe andare avanti veramente con la testa, è più divertente andare avanti, ma purtroppo sono sempre dovevo sempre parlare del passato. Ma sai, tu hai anche un passato davvero non comune, tu hai attraversato non solo l'Italia ma anche molte nazioni, non dico il mondo ad altissimo livello, quindi è normale, se vogliamo parlare del presente e del futuro diamo notizia che in parte è già uscita, che stai lavorando al remake di un film diciamo importante. Un remake di un film, il sorpasso che poi la spina dorsale del sorpasso era l'Aurelia fino ad arrivare quasi a Livorno, lì alle curve di, come si chiama? Romito. Tra l'altro c'è sempre dei ritorni della vita, delle coincidenze. Mi disse mio padre e mia madre, mi dissero che io ero stato concepito a Quercianella e poi dopo a 20 anni e ci sono e faccio la comparsa nella partita di ping pong durante il sorpasso a Castelnuovo Ancello.